poi ci ha tagliato veramente le gambe, ci ha tolto le energie, anche riconoscendo il fatto che abbiamo perso quasi contemporaneamente un giocatore importante. Con Camara e Palladini al 100%, penso. Molte volte a livello psicologico diventa determinante proprio un episodio, ti fa acquistare forza perché segna, ti fa perdere forza perché con un tiro in porta ti fanno gol. Siccome questo si sta ripetendo da più partite, 4 partite abbiamo preso 4 gol, 2 a Padova e una con Ravenna e domenica con la Cremonese con 4 tiri in porta. L'arbitraggio abbiamo visto tutti quanti. L'episodio di Pesaresi l'avete visto tutti, forse meglio di me, quello di Viali penso che sia primario rispetto all'episodio di Pesaresi, perché secondo me se un giocatore viene ammonito e commette un altro fallo per una seconda ammonizione c'è una sanzione che non è stata effettuata. Cosa è mancato davanti alla Samba, questa Samba che ha le polveri bagnate? Cosa è bagnato? Per dirla alla Ferrini è mancato il gol. Abbiamo creato 3 palle gol, loro una l'hanno messa dentro e purtroppo dobbiamo essere più cattivi, cinici, non lo so. Oggi a livello di risultati delle concorrenti è stata sciupata una grossa occasione, cosa si sente di dire ai tifosi per il futuro, per le partite che rimangono, che tipo di impegno vi sentite di assicurare all'opinione pubblica, insomma? Ma penso l'impegno che stiamo approfondendo in questo periodo, però i risultati non vengono, però penso che la strada sia questa, altrimenti se non giochiamo e non corriamo e non lottiamo il risultato non viene, quindi dobbiamo correre, lottare e impegnarci per far sì che ritorni il risultato. Gli infortuni sono gravi? Avete verificato già? Per ora non c'è nessuna diagnosi, verificheremo tra domani e dopodomani, anche se questa defezione da parte di questi due giocatori è stata importante.